Zona bianca, accordo tra regioni e governo, via il coprifuoco, riapertura di tutte le attività economiche. Niente coprifuoco, obbligo di mascherine, con la riapertura di tutte le attività economiche e sociali fino ad oggi rimaste bloccate a causa del Covid, governo e regioni raggiungono l'intesa sul rafforzamento della zona bianca, fascia in cui da lunedì entreranno Sardegna, Friuli, Venezia Giulia e Molise. La settimana successiva dovrebbe toccare ad Abruzzo, Umbria, Veneto, Liguria. Dal possibile accesso alle sale da ballo con Green Pass fino al settore dei matrimoni, passando per congressi e piscine al chiuso fino ai parchi tematici. Di questo e tanto altro si è discusso nell'incontro tra il Ministro della Salute Speranza e il Presidente della Conferenza delle Regioni Fedriga, cui hanno partecipato Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione e Ministero della Salute, e Silvio Brusaferro, Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità. Nella zona di rischio più bassa verranno introdotte più dispositivi di protezione, così come quello di mantenere il distanziamento e quell'areazione e sanificazione dei luoghi chiusi. Il coprifuoco scomparirà, la proposta di ripristinarlo dalle 24, circolata in maniera ufficiosa nella giornata di ieri, è tramontata. Tutti questi provvedimenti saranno recepiti in una prossima ordinanza del Ministro della Salute. Tra le regioni si è poi discusso della questione vaccini in vacanza che sta impensierendo molti governatori. Tra le ipotesi, quella di garantire il richiamo fuori regione per chi può dimostrare di aver prenotato un soggiorno di oltre 3 settimane in una zona del paese diversa da quella di residenza. Tema demandato alla Commissione Salute della Conferenza Regioni, mostrare di aver prenotato un soggiorno di oltre 3 settimane in una zona del paese.